Un posto al sole, anticipazione a 17 Franco disperato, Marino si lega ad Arnaut. Le anticipazioni delle puntate di Un posto al sole in onda fino al 17 aprile rivelano che Franco Boschi si troverà in seria difficoltà. L'uomo infatti dinanzi alla concreta possibilità di restare disoccupato, dovrà fare un serio bilancio della sua vita lavorativa. Nel frattempo suo figlio Nunzio si appresterà ad affrontare, con entusiasmo, la sua nuova avventura al vulcano da socio. Purtroppo però, dopo i primi festeggiamenti, lui e Diego dovranno iniziare a fare i conti con i primi problemi concreti. Mentre Lara legherà sempre più a Sir Roberto, Marina finirà per avvicinarsi ad Arnaut. Nella puntata di Upas, in onda nel giorno di Pasquetta, gli spettatori scopriranno se Angela sia davvero incinta. Le anticipazioni, al momento, non rivelano ancora se la donna aspetterà o meno un bambino. Ma si concentrano sulla complessa situazione di Franco, Peppe Zarbo. L'uomo, ormai non più giovanissimo, si potrebbe infatti ritrovare con un figlio in arrivo e senza più un lavoro. Boschi, fortemente angosciato dai recenti sviluppi, inizierà così a fare un'amara riflessione su quella che è stata la sua vita professionale fino a questo momento. Sembra proprio che non ci siano notizie confortanti, per i sostenitori di Roberto, Riccardo Polizzi Carbonelli, e Marina, Nina Soldano. Le anticipazioni rivelano infatti che Lara, Chiara Conti, continuerà ad utilizzare il piccolo Tommy per manipolare Ferri che cambierà il suo atteggiamento nei confronti di Marina. A quanto pare una nuova emergenza porterà nuovamente l'imprenditore a dover correre dalla sua ex. Mentre Giordano si ritroverà sempre più sola. Attenzione però perché Marina, molto presto, riceverà una piacevole sorpresa. Nelle prossime puntate, infatti, Arnaut, Frederick Moulin, arriverà a Napoli per fare visita alla donna ed i due finiranno così per avvicinarsi sempre di più. Nelle prossime puntate di Un posto al sole, Diego, Francesco Vitiello, e Nunzio, Vladimir Randazzo, festeggeranno l'inizio della loro nuova esperienza come soci di Silvia, Luisa e Matucci. I due giovani uomini, si mostreranno determinati a risollevare le sorti del caffè Vulcano ma, nonostante l'entusiasmo iniziale, presto si renderanno conto che tale missione risulterà tutt'altro che semplice. Le anticipazioni degli episodi in onda fino al 17 aprile confermano infatti che Alberto Palladini, Maurizio Aiello, non ha rinunciato ai suoi propositi e continuerà con i suoi tentativi di sabotare lo storico locale.